Va bene. Ok, allora, teoricamente possiamo iniziare. Allora, benvenuti a tutti in questa puntata nella quale parleremo un'altra volta di impostazioni di OBS Studio. Voglio chiedere a te già subito, ecco, Ivo non ha più argomenti e continua a parlare degli stessi argomenti ripetendoli a vanvera. No, non è vero, perché adesso vedremo che le impostazioni di OBS Studio, soprattutto nella versione 29.1.2, sono cambiate tantissimo. E quindi, se uno si guardasse il mio vecchio video, capirebbe mezza roba e poi vedrebbe tutte impostazioni diverse. E se non ha mai visto OBS Studio, non sa cosa deve configurare sulla versione nuova. E quindi potrebbe essere un serio problema. Ok, detto questo, abbiamo due ospiti, Angelo Mastro Giacomo e Andrew. Soprattutto ringraziamo Angelo Mastro Giacomo perché la persona volontaria, è anche illuttivo che parla solo volontario, con la quale ho collaborato per i corsi di OBS Studio e li ha registrati praticamente tutti. E Andrew è da ringraziare perché è stato lui il promotore di questa richiesta, cioè più di una persona nel gruppo di Telegram di OBS Studio aveva chiesto una informazione specifica per i gamer. Però alla fine mi sono reso conto che sono le impostazioni generiche di OBS Studio che sono cambiate. Ok, quindi adesso vedete la mia facciona, prima mi avete sentito fuori campo. Allora, detto questo, sentiamo un po' il punto di vista di Andrew. Allora, diciamo, beh, buonasera innanzitutto, grazie per questa disponibilità. Cosa posso dirti? Posso spiegarti le mie problematiche? Sì, vai. Allora, io vorrei importare il video e l'audio per streamare su OBS da PS5. Col Allora, video. premesso che nessuno dei personaggi che sono qui nel gruppo e neanche l'altra persona che è entrata adesso, cioè Serenella Vego, che è la seconda volontaria, ma è sempre l'ultimo che chiamare volontaria per la registrazione di video e non è gamer, quindi ti veniamo incontro il più possibile, nel senso, se ci spieghi le fonti di output che hai sulla PS5, come vorresti uscire, noi possiamo consigliarti come entrare dentro un PC o con OBS o con qualunque altra fonte. Ok, allora diciamo che dal lato video non ho avuto grossi problemi perché ho preso una schedina di acquisizione da 15 euro da Amazon su un tutorial che Sì. avevo visto precedentemente. Se ti interessa la marca, è la OTA Video Capture. Sì. Come E poi ho preso lo splitter. entra? Cioè che prese ha? Che Non ho capito, scusami. prese ha quella schedina? USB HDMI. Ah, ok, quella che avevo, tipo quella che ho io, che è una scatoletta di acquisizione. La classica Esattamente. chiavetta da 20 euro. Esattamente, esattamente. Sì, ok, perfetto. Quindi E ho preso poi di conseguenza uno splitter perché se no non riuscivo a portare ovviamente il segnale dalla televisione al PC ah, per sì, avere ok. lo sdoppiatore HDMI. Si pensa che con lo stesso modo tu puoi dire tipo il relatore che porta il segnale a un videoproiettore, tu splitti e ti porti il segnale su OBS Studio e registri la qualità HD del videoproiettore. Esattamente, esattamente, la funzionalità è la stessa. Diciamo, il mio problema, più grosso è sul discorso di impostazioni dell'audio. Perfetto. Come esce la PS5? Allora, aspetta, che guardo. Cioè, se hai immagini trovate in internet su tutte le prese di uscita audio, magari condividicele, basta che condividi il desktop.
Ma non ho immagini sotto mano. Ah, ok. Al Però momento, provo a sì. vedere io. Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa di decente. Allora, mi sono levato perché non ha proprio senso. Allora, uscite, abbio, PS5. Vediamo se da immagini. Ok. Questa mi è sembrata un po' USB port, Ethernet port, HDMI, power connector. Questo è retro. Sì, esattamente. In una delle due USB io ci collego le cuffie wireless. Ah, perché i USB diventano, cioè esce fuori l'audio. Sì, se io ho una chiavetta Sì. Porca Bluetooth che mi fa funzionare le cuffie senza fili. miseria. Allora la spiegazione che avevamo fatto è che speravamo che tu avessi un jack, invece così non ce l'hai. Ma questa era la premessa, diciamo. Io ho anche delle cuffie col jack normale che attacco al pad. Ah, ok. Allora col jack normale l'attacca il pad invece di ti faccio vedere lo sdoppiatore doppiatore jack che è questo. Allora questo è lo sdoppiatore jack. Ho preso eBay, ma potevo andare su Amazon, non siamo sponsorizzati da nessuna parte, è Sì. tutto gratuito. E praticamente vedi che questo è un solo segnale del jack Ok. e poi il 22. Quindi uno lo colleghi al pad e poi cos'hai? Uno per le tue cuffie reali. E uno per direttamente il cavo jack dall'altra parte jack e lo porti sul computer. No, scusami, io questo qua devo metterlo nel pad. Eh sì. Quindi questo lo metto nel pad, ci collego le mie cuffie in uno Sì. e nell'altro. Un cavo jack come quello delle cuffie esattamente, solo Ah, che da un jack, lato è lo collego jack per le direttamente cuffie e dall'altro è jack per il computer. al. Ok, quindi devo trovare un cavo jack. Sì, e praticamente tu avresti un cavo jack in out sul computer per far uscire fuori tipo cosa mi viene in mente? Le casse del computer. Ok. Invece hai un altro cavo che è un in che ha il simboletto del microfono. Sì. Ecco, e lo colleghi a quello. Ok, ho E capito, invece di ok. essere collegato fisicamente a un microfono, sei collegato fisicamente a quello che senti lo sdoppiatore che sente esattamente quello che senti in cuffie. Ho capito, quindi se io nell'audio delle cuffie sento anche il suono del videogioco e tutto Certo. quanto, me lo trasmette anche su OBS? Sì, tieni solo presente una cosa, che siccome è uno sdoppiatore, il suono sarà un po' più basso. Ok, Cioè quindi eventualmente fisicamente la alzare il cosa volume fisica, sul l'audio microfono, si sulle sdoppia, cuffie. non può aumentare di dismisura e diventare 10.000 decibel se sommi tutti gli audio. Quindi l'audio si sdoppia e diventa un po' più basso. Quindi magari su OBS Studio puoi alzare il volume per sentire un po' di più, se lo senti un po' basso. E adesso ti darò delle indicazioni su come va gestito l'audio. Quindi, questo è il discorso hardware per la PlayStation. Sì. Ok, abbiamo visto un po' di cose. Adesso sarebbe più corretto partire con OBS Studio e vedere un po' tutte le impostazioni, quali vale la pena usare. Allora, vediamo se riesco ad Esattamente. aprire un secondo OBS. Sì. Adesso mi dirà che ho aperto un altro OBS. Sei sicuro di voler aprire un altro OBS? Non me lo apre. Allora me lo aprirà così.
Sì. Mi sta dicendo, quando si apre due volte OBS, il programma dice, sei sicuro di voler avviare OBS? Si avvia comunque, perché è rarissimo che si debba aprire due volte Ho capito. sullo stesso computer. E quindi succede che questa è, cioè per loro, programmatori, è più un errore che una cosa reale. Invece a me un OBS sta servendo per farvi vedere la registrazione che stiamo creando. E uno è per farvi vedere le impostazioni. Ho Allora, capito. premessa per il volume dell'audio della PS5. Vedi che ci sono tre colori: verde, giallo e rosso. Sì. Allora, se tu magari colleghi direttamente la Play senza nessuno sdoppiatore al computer, magari ti va in rosso. Quindi cosa fai? Tendenza a abbassare il volume. Ok, però non puoi mai sapere che fonte hai, se un videogioco è più alto, uno è più basso, oppure se boh, in alcuni momenti è più alto e va in rosso, e in altri è troppo basso e va in verde. Perché non conosco la struttura della PlayStation, potresti avere l'effetto tipo il cinema, che ha gli effetti speciali che sono altissimi. Magari i parlati sono bassissimi, non si capisce niente. Ho capito. Più o Sì, lì meno. poi c'è da Allora, per fare un evitare po' di questa cosa qui, tentativi. ci sono una serie di filtri da mettere su OBS Studio nell'audio. Allora, praticamente sui tre puntini fai tasto destro filtri. Ok, Allora, tre puntini. e abbiamo i filtri. Allora, adesso, tra l'altro, io sto usando un filtro particolarissimo, ma ci sarebbe una riduzione del rumore, che è il primo da mettere. Che all'interno di OBS Studio c'è riduzione del rumore e ci dice che tutto quello che è sotto il meno 40 lo deve segare. Metti caso che tu hai boh, fuori dalla finestra il cane che abbaia, lui registrerebbe anche quello senza questo trucchetto. Ho capito. Poi magari non so, hai un computer che ha la ventola che fa casino, shh, ti avresti quello come fondo. Poi hai un compressore. Cioè che tutto Aspetta, viene portato al massimo a meno 10. Cioè nel senso che non arriva mai al rosso. ok, non arriva mai al limite, alla soglia. No, cioè lui cosa fa? Se il volume è troppo basso, lui porta a meno 10. E Ho capito, questo è ti un compensa limitatore, già cioè il contrario. quell'errore. Se il volume è troppo alto, lui butta giù a meno 10. Ho Che è alla capito. soglia tra il colore giallo e quello rosso. Ho Quindi avrai capito. sempre un audio che se te lo guardano dal cellulare o da un computer portatile o boh, da chissà dove, non hai un volume troppo basso o troppo alto, perché viene sempre livellato. È il giusto compromesso. Sì, allora queste sono le cose da poter fare. Allora, ho volutamente saltato un filtro perché è una cosa un po' tecnica, però vale la pena provarci a spiegarlo perché l'ho scoperto in un gruppo di musicisti, quindi essendo una roba da musicisti ci sarebbero miliardi di cose da spiegarvi. Allora, praticamente i musicisti hanno dei filtri e dei generatori di suoni che si chiamano VST. E praticamente c'è un programmino che si chiama Goyo, che è gratuito. E io ne ho un casino perché sono un musicista, ho tutti gli ST per i riverberi e per tante altre cose. Questo programmino Goyo si collega, cioè funziona solo se il PC è collegato via web, perché deve lavorare con un'intelligenza artificiale. E ve lo faccio vedere aperto. Ok? Praticamente nella sezione ambiente, quando si registra e il filtro funziona, e lui dovrebbe prendere il suono dell'ambiente e far vedere un'onda sotto di quello che sta cercando di eliminare come riverberi d'ambiente. Ho Allora, capito. siccome adesso non abbiamo suoni di riverberi d'ambiente, abbiamo solo la mia voce o la vostra voce quando parlerete, lui intercetta la voce e la voce con riverbero e quello che vedete è quello che lui elimina. Hai Ho presente quando capito. sei tipo in chiesa, parli e hai quell'effetto eco? Ho capito, fa una pulizia della voce praticamente. Sì, ma lo fa in tempo reale. Però siccome
personaggi in un gruppo di Telegram che sono produttori discografici o addirittura service audio, che adesso stanno ricominciando finalmente a fare service audio per artisti famosi, hanno consigliato questo programmino perché sembra una stupidata, ma fa tutto da solo. Quindi questo è una pulizia piuttosto per la tua voce, per evitare di avere i riverberi della stanza, o il sentirsi che la tua stanza è troppo vuota e la tua stanza, e la tua voce ha un rumore, un riverbero metallico. Vabbè, detto questo, l'audio non ha nessun problema, messo in queste impostazioni è a posto. Allora, vediamo le impostazioni. Ecco, bravo, 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 Allora, questo. le impostazioni bisogna ragionare in questo modo qui, che OBS Studio serve per miliardi di cose. Può servire per fare un video per la PlayStation 5, per registrare me che sto suonando il pianoforte, per discutere insieme ad Angelo Mastro Giacomo di fotografia, per parlare del gruppo di Giumla Veneto con Serenella Bego. Quindi ci sono miliardi di possibilità. O professori che vogliono fare video tutorial per i loro allievi. Quindi, avendo più metodologie di utilizzare OBS Studio, non c'è un default per dire così tu registri tutto. Perché io voglio l'audio ad alta qualità, mi interessa la qualità dell'audio. Magari Angelo Mastro Giacomo vuole un video con alta qualità perché vuole vedere magari determinati colori delle fotografie, però magari discutere gli bastano 16 bit e chi se ne frega come qualità audio. Quindi ci sono varie differenze. Allora c'è diretta. Allora la diretta serve solo se uno ha già l'idea di collegarsi a un server tipo Twitch e fare le dirette dei videogiochi oppure YouTube e fare le live con YouTube oppure se vuole fare le dirette su più social contemporaneamente ci si iscrive direttamente alle stream.io e poi dopo dentro le stream.io gli si danno le login ai social che ti permette di fare, quindi come privato puoi fare YouTube, Twitch, Facebook e qualcos'altro, ok? E streami su YouTube direttamente a Restream.io, di là, su Restream.io, splitta in tutti i social. Ah, Quindi questa è una quindi cosa che è in uno tempo può reale? fare. Dimmi? È in tempo reale Sì, se lo perché fai su praticamente tu più mandi un solo piattaforme? segnale a Restream.io e il tuo server si arrangia a splittarlo a tutti gli altri social. Oh, interessante. Quindi non è una cosa, come privato puoi farlo comodamente. Ok. Ma ha un costo su Restream.io? No, non ha nessun costo. Cioè io l'ho provato e come privato non ha nessun costo, non hai nessuna limitazione forte, cioè ti fermi a 4-5 social, ma sono già tanti, almeno per Sì, sì, me. sì, sì, Invece sì, sì. appena sei in azienda, allora lì l'azienda ha tutti i blocchi possibili e immaginabili e ha un costo. Però funziona, l'ho provato, funziona abbastanza bene. Ok, poi vediamo uscita e di solito c'è semplice e avanzate. Ok, io vado direttamente su avanzate perché andare su semplice vuol dire perdersi delle informazioni abbastanza interessanti che sono nascoste nella parte semplice, si vedono solo sulla parte avanzate. Allora dimentichiamoci la diretta e andiamo su registrazioni. Poi dopo vediamo la diretta, perché la diretta c'ha di mezzo anche internet e quindi c'è da dire che bisogna ragionare sulla mia velocità di internet, dire se posso streamare al massimo della qualità che potrebbe fare il mio computer o se sono in campagna e devo streamare molto a una qualità inferiore perché non ho il segnale per l'accesso a internet. Allora c'è il tipo standard o FFmpeg? Allora, siccome con FFmpeg si lavora in software, allora quando dico che si lavora in software vuol dire che il computer usa la CPU e non la GPU, quindi non usa per niente la tua scheda video. Quindi magari quel computer che sta lavorando e fa tipo il 20% di CPU in utilizzo. Invece adesso io sto lavorando. Vedi che ho 2.3. Sì. Aspetta, se non erro, questo è 4.3.
control shift slash, avevo un comando che non ricordo più per fare lo zoom. Vabbè, io sto lavorando e sto facendo 2.3 di qualità della CPU. Perché? Perché il resto è mandato tutto alla GPU. Ok, poi cosa c'è di interessante? Che OBS Studio non è che si apre e io vedo la lista e tutti vedranno la lista uguale. Perché l'encoder video è una parte software, una parte hardware. Quindi magari uno ha la scheda video Nvidia strafiga, allora vede l'Nvidia codec. Magari uno ha la AMD e quindi ha l'Intel dentro. E quindi ha il codec per le, per, non mi ricordo il nome del codec che dovrebbe avere l'AMD, cioè le AMD Radeon, per esempio, hanno codec diversi. Quindi quello che è importante sapere è che c'è l'unico che è sicuro 1000 per 1000, che è un codec software e occupa un casino di memoria alla CPU, è l'X264. Okay. Quindi nella sfiga, se non te ne va nessuno, sei costretto a usare l'X264. Però torniamo al discorso di un videogioco. Mi aspetto che il videogioco abbia tanti frame rate, quindi il gioco deve essere visto fluido. Quindi imposteremo delle piccole impostazioni, trucchetti, per avere un video che sia fluidissimo. E quindi già la CPU di suo sarà impegnata per un po' catturare l'audio e quella scatoletta di acquisizione, tirare su qualcosa, e quindi dargli l'acquisizione dell'intero video ancora quella CPU può essere un po' eccessivo. Quindi di solito gli si dà Nvidia NVENC, si prova uno dei due, NVENC H264 oppure NVENC puro, ok? E quello che riesce a registrare funziona. Adesso se io faccio questo, per esempio, ne ho preso uno, tanto non è importante, ho preso l'NVENC H264, applico, ok. Se faccio registra, ho registrato e non ho un messaggio di errore. Allora vuol dire che il mio sistema accetta questo codec. Adesso spero di beccare un codec che non posso usare. Uso l'NVENC puro, applica la registrazione. No, anche questo me lo vede, perfetto, perché purtroppo tutti i codec che vede sono supportati dal mio computer. Mettiamo caso che è difficile che non veda, o meglio, che veda il codec Nvidia, lo proponga, poi ci clicchi sopra e ti dice non funziona perché c'è qualcosa che non va. Però se ti dà un messaggio, guarda che non vedo Nvidia, vuol dire che magari il driver è vecchio o è solo da aggiornare. Soprattutto su Windows 10, Windows 11. Ok. Ok. Allora, poi l'encoder audio ci va sempre bene. Poi il constant build rate va sempre bene. Perché se gli dai il variabile, magari un momento stai fermo, allora in quel momento lì ti riduce la frequenza del video. Poi quando riparti vedi i cubettoni, per capirsi, perché devi ritornare ad avere la qualità video migliore. Quindi sarebbe un lavoraccio anche da parte della CPU capire quando deve ridurre il bitrate. E io ho provato con 2500 tutte le transizioni possibili, immaginabili, gli effetti che vuoi fare funzionano molto bene. Poi c'è questa cosa qui che sono preset e tuning, che sono praticamente abbastanza interessanti. Allora, se hai un computer marcio, quindi sicuramente non stai facendo registrazioni con OBS Studio per la PS5, allora puoi mettere qualità più bassa, veloce, lui ti fa un video anche molto poco pesante, cioè molto leggero, e quindi hai un video che ti occupa pochissimo e lo puoi mandare dove vuoi. Oppure se hai un video che è un video tutorial, molto con immagini statiche, ferme, e puoi approfittarne. Se invece tu dici, ok, voglio avere la massima qualità perché ho il gioco che ha massime prestazioni, e vai fino al P7 e puoi andare più lenta, migliore qualità. Allora, io non l'ho mai usato, il P7, perché peccato che io ho un processore Pentium, cioè un i7 di quarta generazione, adesso vengono quelli di dodicesima generazione, sono più alti, quindi il mio è molto vecchio.
quindi non credo neanche che arrivi alla funzionalità del P7. Però io con la mia Nvidia Quadro e il mio processore su un P4 ci sono arrivato. Ho fatto il video, non ho perso frame, è andata bene. Profilo, main 10, non c'è niente di interessante. Poi c'è una cosa che ottimizza ottimizzazione visiva di Psycho, non mi ricordo mai cos'è, e lo devo leggere. Allora, attiva le impostazioni di codifica che ottimizzano l'utilizzo della velocità del bit per ottenere una maggiore qualità visiva, soprattutto in situazioni con molti movimenti. Quindi dico che la Psycho va attivata quando fai registrazione di videogioco. Ottimizzazione Psycho, ok. Ecco, poi dopo hai il GPU e i B-frame massimi, che sono già messi al massimo, e quindi se posti un valore più alto, lui ti dice che non puoi, e almeno io ho sempre visto così, e quindi non sto mai a toccare questa roba qui, ok? Poi per la traccia audio, ok, potresti voler lavorare con più tracce audio, 2, 3, 4. Cosa succede se tu gli dici due tracce audio? Che magari tu hai una traccia che è l'audio della PlayStation e una traccia che è quello che tu parli col microfono. Ok. E se hai due tracce separate, tu potresti dire magari, non so, a metà del video ho creato una bestemmia. Allora, con qualche programma di video editing puoi vedere proprio il video unico e le due tracce separate, quindi puoi mettere il beep e solo sulla bestemmia, magari dietro c'era una voce di sottofondo del videogioco ed è rimasta. Ho capito. Quindi scegli tu, perché comunque registrare due tracce è sempre occupare spazio nel disco, quindi scrivere di più e impegnare di più la CPU. E quindi è importante capire se ti serve o no. E poi, conoscendo la PlayStation, non so dirti se quando tu parlerai col microfono lui senta microfono come quando adesso gli sto parlando e lui ha una fonte che chiama microfono ausiliario e si muove il microfono. Se tu stai facendo dei giri con delle prese e hai delle fonti esterne, potrebbe essere che tutto passa per il microfono oppure che tutto passi per il desktop. Ah, ok, quindi qua okay, è da provare. Escludiamo la PlayStation, così cerchiamo di rendere una spiegazione un po' più semplice e poi andiamo passo passo a renderla più complessa. In teoria, se tu apri un MP3 sul computer, quello è audio desktop. Ok. Apri un videogioco online sul Steam, sul tuo PC, quello è tutto audio desktop. Solo quando tu parli tramite microfono, lui OBS Studio legge come fonte microfono. Quindi se tu dici quello che senti in play devo sdoppiarlo con questo cavo, poi mettermelo in cuffia e poi mandarlo in una presa microfono, purtroppo potrebbe essere che sia tutto un microfono. Ho capito, quindi tutto in uno. Dai un solo volume in OBS Studio, realmente, e cioè logicamente, e invece nella realtà è il tuo microfono che parla e il videogioco che ha i suoi suoni. Quindi potrebbe essere, sono ignorante della PlayStation, che la tua voce sia troppo bassa. Quindi tu dovresti in qualche modo abbassare il suono del videogioco per rendere la tua voce udibile. Quindi voi gamer avete queste prove da fare. Ok, poi c'è audio. L'audio è la parte che mi dà sempre un po' fastidio. Perché? Perché tanta gente dice ok, c'è scritto default, funziona, lascio default. Non esiste in OBS default, secondo me hanno sbagliato a scrivere default. Ci dovrebbero scrivere svegliati, devi impostare quello che c'è di specifico per te, perché praticamente quando colleghi la tua scheda audio, il tuo microfono o quello che vuoi, lui ti dice qual è la fonte che deve registrare.
cioè qui dentro sa farti vedere la lista delle fonti che registri. Infatti ricorderò sempre che un mio carissimo amico, addirittura responsabile informatico per un'associazione di categoria dei lavoratori, ok, mi fa un giorno, ma mi avevi dato delle dritte per impostare una registrazione e ho fatto un convegno tutto muto. Prima cosa che faccio, vado nelle impostazioni audio e gli dico default. Ma fino a ieri ha funzionato. Ok, OBS Studio ha questo, tra virgolette, difetto. Se lasci default, prima o poi non sa qual è il default reale, quello giusto, e si incasina e sbaglia e ti fai l'audio vuoto. Quindi, tipo, cerchi di solito lui sentirà la tua scheda audio. Quindi lui dirà questa è la tua scheda audio, questa è la tua scheda audio. Poi io ho un altro, un ulteriore webcam che ha un microfono, quindi questo è il collegamento della webcam della Logitech. E quindi c'è un altro microfono per la webcam della Logitech. Non ho mai visto nessuno utilizzare più di un desktop, perché un computer ha un desktop e anche se hai i desktop più virtuali è comunque sempre uno. E quindi avere caso due qua, desktop sembra come avere un audio doppio. Quindi non ho mai visto nessuno utilizzare due, tre desktop o quattro desktop. Quando saprò come si fa, poi dopo hai tipo di decadimento lento, va benissimo, nel senso che è una metrica per registrare l'audio e quando l'audio non si sente più, lui con i filtri che gli hanno dato sega l'audio, ok? Si predilige il tipo di misurazione a picco, a campionamento, perché così eviti di usare troppa CPU, ok? Poi questa è una roba avanzata solo per me, perché sono su Linux, che mi dice che devo usare il monitor di un sistema per Linux, invece a voi altri avrete la scheda video, scusami, la scheda audio da mettere qui. Poi volendo potresti dire se devo streamare fuori via NDI oppure qualche altro programma, l'audio, allora posso volere un buffer audio per una bassa latenza, ma non credo che serva. Okay. Ok, poi per il resto questi millisecondi delle scorciatoie non li ho mai usati e andiamo direttamente alla sezione video, che è la cosa più interessante. Allora, tu puoi streamare al massimo, alla risoluzione massima del tuo monitor, ovvero avrai una scheda video fighissima che magari può andare anche in 8K. Il tuo monitor può streamare in Full HD, per esempio. Ok, tu sei bloccato in Full HD. Ok, e la prima volta che apri OBS Studio, lui sulla risoluzione di uscita la propone scalata, la propone a HD, cioè Full HD, HD. Quindi, siccome è un lavoraccio che deve fare il programma per ricodificare e avere il video finale che occupa di meno e avere meno qualità, dagli il massimo di qualità che puoi. Ok? Poi filtro di ridimensionamento non ti servono perché non fai nessuna scalatura e qua è tutto a divertimento tuo, cioè se è un videogioco vai a 60. Sì. Perché così hai tutti i frame rate possibili e quindi vedi tutte le transizioni, non vedi il gioco a scatto. Perché magari se stai facendo anche la recensione del gioco vuoi far vedere che questo videogioco mi è un po' scattoso, quest'altro no. E come lo vedono? Perché tu gli fai vedere il massimo di qualità. E invece se vai a 30, probabilmente se il videogioco è fluido non se ne accorgono tanto rispetto a un videogioco scattoso. Ok. Per il resto, cioè sul computer si va 30 o 60. Se hai video tutorial o video molto statici, puoi andare anche sotto, andare a 20, 10. Tanto sono video statici e non te ne frega niente di registrare con alta qualità. E tutti gli altri formati sono formati per il cinema. 29.97 è un formato per il cinema, il PAL e l'NTSC erano i formati per i DVD di una volta.
c'è roba anni 90, quindi mettilo 60 per i giochi, 30 per tutto il resto. Ok, poi hai nelle impostazioni una serie di scorciatoie che potrebbero esserti utili. Allora, premessa che di solito ho visto che la gente si limita a dire ok, ho tirato fuori due fonti perché mi serve minimamente registrare due fonti, ok, e non faccio altro perché a me serve solo quello. Però BS Studio può fare miliardi di cose. Quindi se io dico, adesso faccio l'esempio con una cosa che uso io realmente, e quindi la vedrete molto bene. Adesso io ho la mia webcam. Ctrl Alt 0 l'ho fatto? Cioè, attiva la mia webcam? No? Ctrl Alt 7? Eccola qua, che è arrivata. Allora, visto che la mia webcam è arrivata in alto a sinistra, sì. Poi la sposto in basso a destra, la sposto in alto a destra. Allora, non la metto mai in basso a destra perché, per esempio, su YouTube c'è il logo del canale. Il solito, però per esempio mi immagino una stupidata, se hai un menu principale di videogioco e non te ne frega farlo vedere e vuoi spiegare all'inizio, fare la tua presentazione, potresti impostare plugin aggiuntivi di OBS Studio. Per esempio ce n'è uno che si chiama Move, che è fortissimo, che ti permette di spostare la videocamera dove vuoi, cioè sopra, in alto, a destra, a sinistra, sotto, averla grande, averla piccola. E praticamente con gli shortcut gli dici quando, cioè col premi tasti che vuoi tu e le sposti dove vuoi. Quindi potrebbe essere interessante, tipo inizi col gioco e dici, siccome la settimana scorsa stavo parlando di tale serie di videogiochi, ringrazio tale mio follower perché mi ha dato il nome di un gioco e mi ha fatto avere la possibilità di giocare a questo gioco. E adesso inizieremo. Allora, magari ti sposti, non so, qui, continui a giocare. Poi guarda la cosa che ho fatto, che la webcam è sempre impostata col viso che guarda al centro del monitor. Perché adesso se lo sposto a destra, si ribalta, in modo che io guardi sempre il centro del monitor, cioè nel tuo caso il videogioco. Ho capito. E poi tu, cioè, se in quel posto lì c'è qualcosa di interessante, che magari qualcuno sta sparando da qualche parte, ti devi spostare per non farti vedere, cioè per far vedere quello che c'è sotto. E quindi puoi comunque mantenere il tu che stai giocando, poi magari se sei abituato ad avere cuffiette e fai vedere che hai il joystick in mano e il joypad e magari, non so, boh, dietro ti metti un bel sfondo verde e lo fai sparire con delle luci uniformi, tu alla fine non vedi neanche il tondo, vedi solo la tua sagoma. Il tuo profilo. Mi fanno tanti, tanti, non ho capito come mai, ma nei video tutorial si mettono in basso a destra, io non riesco a mettermi. Perché purtroppo io nel mio canale ho messo il logo in basso a destra. Però ti metti andresti a coprirlo la faccia un po' di volta verso l'alto e stai guardando il tuo videogioco. Allora, queste sono un po' tutte le impostazioni di OBS Studio, riviste tutte in base alle nuove funzionalità, perché tanto per fare un esempio, nell'encoder video c'è una nuova lista. E quindi prima io spiegavo, guardate che c'è solo hardware, software, e invece adesso se andiamo a vedere bene, lo volevo spiegare proprio alla fine perché l'ho saltato apposta, ci sono negli encoder video queste due opzioni, che sono SVT AV1, AOM AV1. Allora sono comunque due decoder, che io sappia, software. Però sono abbastanza potenti, codificano bene e occupano poca CPU. E quindi non è male, nel senso che si riesce a fare abbastanza lo stesso. E poi l'unica cosa da vedere, che andrebbe bene da rispiegare,
Allora, ricordiamoci che il programma OBS Studio deve processare due grosse fonti, l'audio e il video, e i due processi li fa separatamente. E quindi l'audio è più semplice da processare e arriva a crearsi l'audio e registrarlo su computer più velocemente di crearsi il video, soprattutto se ha massima qualità, frame rate alto e 60 fps. E invece il video è un pochettino più lento, quindi c'è un ritardo nel labiale, potrebbe esserci un ritardo nel labiale, cioè senti prima l'audio e poi vedi muoversi il labiale. Allora, nei filtri, o meglio, dove ci sono i filtri? Ci sono sempre i tre puntini, e vai su proprietà audio avanzate, ok? E cosa fai? Sull'audio del desktop di solito non metti mai un ritardo, metti zero, ok? E poi sull'audio del microfono gli dici, beh, anche sull'audio del desktop andrebbe fatto comunque, praticamente gli si dice: guarda che ritardo di 2,50 l'audio, cioè tutto quello che io sento come audio lo ritardo di 2,50. Allora, un ragazzo che mi ha spiegato delle cose mentre facevo un corso, perché mentre io facevo il prof di un corso, un ragazzo sapeva più di me e ne ho approfittato, gli ho chiesto, beh, se sai qualcosa, una serata ci spieghi un po' a tutti qualcosa, è stato proprio deutico perché ha spiegato tantissimo. E mi ha dato un'idea che di solito il video e l'audio hanno un ritardo perché il video è più veloce, però se tu decidi di streamare via internet, devi mandare l'audio in internet e poi devi anche riceverlo. Quindi lui diceva, pensandolo in questo modo qui, con questa spiegazione molto farraginosa, però così funziona, raddoppi, quindi da 250 metti 500. Quindi le prime prove che avrai da fare saranno registrare l'audio e capire se i volumi sono giusti. E registrare e capire se hai un ritardo. Se hai un ritardo nel labiale, sai che devi impostare prima prove 250, poi prove 500. Quando arrivi al labiale perfetto, hai trovato la quadra per il tuo hardware. Quindi questo è grosso. Poi ci sono un po' di transizioni per chiudere e aprire i video tipo Move. Adesso sono su schermo nero, però se vado su, eccola qua. Dipende da come vuoi gestire i video, se vuoi fare sfumature o col move fare transizioni, chiudere, aprire i video in questo modo qui. Oppure torniamo a schermo nero, finito il video. Però comunque l'audio ce l'ho ancora, quindi posso parlare ancora con schermo nero, per esempio. Domande? No, su questa cosa qua dei cambi di scena mi ero già applicato, quindi su Perché con Move questo puoi divertirti e fare tutti i cambi di scena che vuoi, perché sì. tra virgolette il move io l'ho soprannominato in maniera cattivissima, cioè quella cosa che tu impari che c'è il move e dici cacchio, non aprite quella porta perché hai aperto un mondo e hai miliardi di funzionalità che devi ancora imparare e sono tutte dentro il move. E il move è praticamente tutto quello che può essere parametrizzato, lo parametrizzi con move. Quindi tu puoi anche vedere un video su YouTube o su Twitch di uno YouTuber che ha fatto una roba figa e studiarti come l'ha fatto e provare a ricopiarlo dentro OBS Studio, perché non credo che OBS Studio abbia nessuna limitazione, è solo quello che tu hai pensato di poter fare col tuo cervello. Sì, Quindi se non tipo vuoi fare tanti streaming per videogiochi e trovi una quadra per un inizio e una fine, perché di solito la gente scrolla i video e deve sentire capire che sei tu che stai facendo il video, e quindi nei primi boh, 5 millisecondi devi già capire, no, 5 secondi ormai la assertività sul cellulare è che scrolli i video e non fai neanche il tempo a capire che cos'è che già vai avanti perché non ti interessa già più.
Sì, ho E capito. quindi se trovi una quadra per dire, ok, entro con una frase sempre quella, e così tutti sanno che sei tu, hai già un tuo format, un target che la gente sa che aspetta te per il video del videogioco. Allora, comunque io sono stato veloce nelle spiegazioni delle impostazioni, perché se uno vuole vedersele più specifiche, c'è il video che parla di tutto l'audio, il video che parla solo del codec video. Poi si va a integrare il video vecchio quando non trova l'impostazione, perché è troppo vecchia quella del vecchio video, e su questo video può vedere le impostazioni più corrette. Ottimo, Ok, questo penso mi che va a per risolvere tutte le questo giornate video praticamente. tutorial possiamo aver finito tutto, credo. Non c'è tanto altro. Beh, poi dopo io so benissimo cosa direbbe Angelo Mastro Giacomo se vuoi fare una bella diretta per i giochi. Cioè, quando tu ti registri la tua faccia che stai videogiocando, devi avere un green screen e delle buone luci, perché a me il mantra che mi diceva Ivo, le luci! Non avevo delle luci appropriate per abbattere le ombre, e quindi dietro di me si vedevano tutti gli aloni neri. Ma sembrava un genio che mi hanno dato. Io sono diventato una semplice persona. Ma dopo dai. Ok, per il resto non c'è tanto altro di nuovo sulla questa versione di OBS Studio. Ah no, aspetta, volendo potresti abilitare i sottotitoli se ti interessano. Ok, ho visto degli youtuber che mentre videogiocano hanno tutto quello che sentono viene sottotitolato, ma direttamente da OBS Studio. Sì, l'ho visto anch'io. Ok, cosa può esserci in OBS Studio? Sapevo che c'era un altro programma simile a OBS Studio che parte gratuito e parte a pagamento. Perché praticamente non mi ricordo il nome di come si chiama, però mi assomiglia tantissimo OBS Studio e vendono i temi per i videogiochi. Se tu vuoi streamare per quel videogioco, loro ti danno già il tema, già fatto da dei grafici, in modo che e lì c'è la webcam e ti metti dentro la webcam. Ed è lo sfondo è col bordi in tema del videogioco esatto. E hai anche magari i plugin col countdown e punteggi collegato magari, non so, a un JavaScript, e se gli dai delle stringhe apposite per il videogioco, lui si collega al gioco e ti dà i punteggi. Però queste cose qui, so che gente si è fatta un attimo un lavoro a manina e trovi tu quasi tutto lo stesso e puoi rifartelo a mano, ci metti molto più tempo. Cioè, per esempio, aspetta che non mi ricordo mai il nome, adesso te lo dico perché è un gioco che ogni tanto cerco di giocarci, ma non riesco mai. Allora, io gioco sempre a Team Fortress, se lo conosci. Spara tutto. Sì, che è come grafica è tipo cartone animato. Non ho capito, quindi tipo Fortnite. Più o meno, sì, però Fortress è molto più cartone animato rispetto a Fortnite e ha gli giochi a team. C'è cioè, sempre un team tipo bandiera rossa, bandiera blu, e poi alla fine hai i ruoli, cioè puoi essere, non so, agente segreto, e allora se sei a un certo livello di agente segreto puoi anche tipo diventare invisibile e uccidere i nemici, poi puoi essere medico, quello con lanciafiamme, un cecchino, un po' di tutto, però cioè, mi piacerebbe giocare, ma duro, se duro tanto, duro 30 secondi. E poi sì, perché quando sono fortunato, ah sì, sono anche la bandiera, poi morto, chi è un agente segreto, mi ha fatto fuori. Sì, non riesco, non ho
il piglio per riuscire a rimanere abbastanza tempo su questi videogiochi. Allora magari in un prossimo video o più avanti ne approfitteremo quando avrai magari fatto dei tuoi video su YouTube, ne parleremo assieme, così magari facciamo un vero e proprio gemellaggio e possiamo magari provare a far aumentare un po' le tue visualizzazioni. Va bene, considera che io adesso sto facendo su Twitch. Ah, lavori solo su Twitch? Al momento sì. Poi più, se tutto va come deve andare, aprirò anche il canale su YouTube. Allora, toglimi una curiosità da boomer, perché veramente io Twitch non lo capisco, non l'ho mai capito, e ti farò delle domande veramente che magari ti metterei anche a ridere. Allora, io avevo fatto anni fa un canale Twitch, adesso ho perso anche la password, perché non mi ricordo più come il canale era e come l'avevo utilizzato. Però su Twitch, come fai a portarti le persone sul canale? Ci arrivano dentro. Ci arrivano dentro, cioè la gente ti cerca, cioè tu fai il tuo video, metti tag come li metti su YouTube e poi ti cercano e trovano il tuo argomento. Esattamente, in base al videogioco che tu proponi, esce una carrellata di gente che sta streamando su Twitch di quel gioco, mettono ovviamente in prima fascia chi ha più spettatori e via discorrendo. Però a me avevano proposto, siccome fai che suoni il pianoforte, perché non fai una diretta su Twitch che suoni il pianoforte? Funzionerebbe uguale? Sì, esattamente. Ah, ok, allora probabilmente più avanti ti chiederò dritte per riaprire il canale. Sì, 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 su quello posso darti una mano io. Magari faremo una riunione serata apposita, che magari parliamo di Twitch, ma lo mettiamo in chiave OBS. Va bene. Se tu mi dai il video di Twitch e io lo vedo in chiave OBS, cioè ok, allora per quello che mi hai detto OBS lo dobbiamo impostare così. Esatto, sì. Perché poi mi pare che su Twitch ci sono le impostazioni esatte da mettere e non mettere, quello che gli piace e quello che non gli piace a Twitch. Però posso dirti una cosa, questo lo so per certo, che Twitch non perde un colpo quando sei in diretta e non perdi, cioè, il segnale. Invece YouTube, quando ho fatto delle dirette a livello professionale per delle aziende, e YouTube mi ha staccato. Ah. Ed ero su una fibra con un giga paritaria, sia in upload che in download. E mi ha staccato completamente. Ci sono rimasto malissimo. No, su Twitch io non ho mai avuto di questi problemi. Bravo, infatti parlando con un'altra persona che fa più o meno il mio stesso lavoro ogni tanto, ha detto per delle aziende sarebbe molto più professionale andare su Twitch, perché non staccano mai il segnale, non perdono mai il video durante le conferenze online, però Twitch non è considerato professionale. Esatto. E allora io gli avevo proposto, perché tanti, cioè, usavo BS Studio come un accentratore di persone che dovevano essere registrate ed erano in tutta Italia, e quindi usavo un programma che si chiama, o meglio una tecnologia che si chiama Video Ninja, e dicevo a queste persone: condividetemi il vostro desktop e la vostra webcam. E avevo tutti questi oggetti dentro a le fonti di OBS Studio, che erano i video ninja degli relatori, e quindi me ne fregavo anche se perdevo il segnale. Io avevo lasciato il video ninja al relatore, il relatore quando ritornava online lo rivedevo nello stesso posto. Non ho capito. Se tu volendo potresti avere più persone che giocano col tuo videogioco. Sì. E però se tu dici, ok, io dentro alla PlayStation li vedo come desktop del videogioco, non lo so se tu vedi la loro webcam dentro alla PS5. No. Perfetto, no. Tu dici a loro, sul PC gli do un link di OBS Ninja e tu puoi avere la loro webcam. Ho capito. E tu potresti metterti magari, non so, su ogni angolo del, se siete in 4, vi mettete ognuno in un angolo del video in webcam tonda e vi parlate fra di voi. Ho capito.
carino, cioè, che quello, hai mille opportunità. Non credo di aver fatto un video decente di Video Ninja perché è complesso, però se tu cerchi in internet video.ninja trovi tutto, è abbastanza banale l'utilizzo, se hai bisogno chiedi. Va bene, va bene. Va, e potrebbe essere comunque... che quella fai un team e la figata è che magari se su Twitch non sei mai visto vedere più giocatori insieme nella, dentro una play, tu faresti una cosa innovativa. Una cosa diversa da tutti gli altri. Sì, cioè, la tecnologia è già presente da anni, però penso che nessuno l'abbia pensata in questa ottica. Mm-hmm. E magari cioè, se fate tipo gioco di sparatutto e con, non so, accaparabandiera, tipo, cioè squadra rossa, squadra blu, chi è morto di meno o chi ha fregato la bandiera, magari ti metti tutti in lato destro i tuoi avversari, lato sinistro la tua squadra, e poi mi mandate anche gli accidenti guardandovi. Perché poi alla fine tu potresti non solo streamare su Twitch, ma mandare un OBS Ninja tuo che fai vedere quello che si vede con tutto, anche le webcam. Ho capito. Cioè, con anche gli altri che stanno giocando con me. Sì. Sì, sì. Chiaro. Cioè, o meglio, io non so come... Cioè, Twitch si occupa di streamare tutto lui. Sì, sì, tu colleghi solo... Quello che streama lo fa OBS Studio, giusto? Dipende. Allora, io prima di utilizzare il PC lo facevo con la PS Camera. Che praticamente è un altro dispositivo che attacchi con l'USB sempre dietro alla Play, a PS. Sì. E colleghi il tuo account Twitch al tuo account Sony e tu fai partire direttamente la live dalla PlayStation, quindi non hai bisogno di PC. Ovvio che perdi tutto un sacco di personalizzazioni che possono... Sì, è una roba limitata che faccia tipo premi il bottone registra, la fa benissimo. Esattamente. Ecco, allora se dovesse servirti qualcosa tipo, ok, ho un'idea di una parte grafica, sto disegnando la mia grafica per poi dopo capire in base alla grafica le tecnologie che devo usare per registrare, non so, le webcam, voglio che questo sia il menu quando inizio a giocare, che vada via, che entri e esca, tu disegna tutto su carta, è quello che facevo io anni fa, dopo fai la foto col cellulare, la mandi, e dopo vediamo, perché io di grafica, anche vettoriale, ti posso creare quasi tutto. Quindi troviamo magari i disegni originali, pariti di fuori, non so, questo è il disegno del tratto dal videogioco, lo vorrei di sfondo, sfocato, sopra ci voglio i quattro angoli, le webcam, che ce le facciamo girare. Poi ci sono tanti siti che puoi utilizzare e hai... Quindi hai degli effetti che però non sono sul tuo computer, devi cliccare sul link, cioè vai sul sito, trovi l'effetto che vedi sulla pagina web e ti forniscono un codice per utilizzare quell'effetto. Aspetta solo un secondo, eh. Eccomi, scusami, ma c'avevo un gatto. Sì, c'era un sito bellissimo che aveva tipo a livello di effetti come si chiama, fantasy, ok? Se avevi la webcam tonda, c'era sul tondo della webcam il bordo di fuoco. Ah, ok. Tutto fatto bene coi bordi, come se fosse uno specchio elaborato in stile medievale fantasy, e avevi il bordo di fuoco. Allora l'avevo provato un po', bello, perché praticamente l'effetto lo fa direttamente la pagina web, che ti fornisce alcune cose a pagamento, alcune cose gratis, qualcuno anche molto bello c'è, quindi puoi scegliere i vari effetti, applicarli, quindi non è solo la classica webcam tonda e basta. In base al gioco, se il gioco è spaziale, magari trovi l'effetto che ha dei sviluccichini che sembrano dello spazio e potrebbero essere in tema per il tuo gioco. Ho capito. Sì, comunque ci sono un sacco di filtri, un sacco di modalità che puoi adattarci. Sì, sì. Sì. Allora, abbiamo fatto praticamente, adesso non ho capito quanto,
Ma forse un'oretta. Sì, un'oretta abbiamo fatto, esatta. Quindi alla prossima, quando riusciremo a fare un prossimo video del genere e magari riusciremo a vedere anche qualche tuo elaborato di qualche spezzettone di gioco con la Play. Allora, buona serata a tutti. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.